133 e fare insieme a voi alcune semplici riflessioni nella speranza che possano incontrare, prima che i nostri bisogni spirituali come comunità, possano raggiungere le nostre necessità individuali e familiari. Il Salmo 133, almeno nella versione Nuova Diodati, da cui io leggo, recita in questo modo: ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli dimorino assieme nell'unità. È come l'olio prezioso sparso sul capo che scende sulla barba di Aronne, che scende fino all'orlo delle sue vesti. È come la rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion, perché è là che l'Eterno ha comandato la benedizione, la vita in eterno. Questo è uno di quei testi, chissà quante volte ascoltati, ma anche letti e meditati personalmente, nella proiezione dell'unità dell'opera di Dio, dell'unità del corpo di Cristo. E quando questo accade è perché i nostri cuori sono presi, catturati da quelle parole di Gesù nella preghiera sacerdotale del capitolo 17 di Giovanni, dove Gesù prega al Padre e chiede: quelli che tu mi hai dato affinché siano uno come noi. Poi dice più avanti: io non prego solo per questi, quindi per quei discepoli, ma anche per quelli che crederanno in me per mezzo della loro parola, affinché siano tutti uno, come tuo Padre sei in me e io in te, siano anch'essi uno in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Quindi siamo, per diverse ragioni, proiettati a concentrarci sull'unità della Chiesa, a interrogarci: ma perché i cristiani non riescono ad essere uniti? Ma la risposta è semplice: neanche i 12 discepoli andavano d'accordo tra di loro. In più di qualche occasione Gesù li ha presi che litigavano a chi doveva comandare, a chi doveva essere il primo, chi il secondo. Qualcun altro si è fatto raccomandare dalla madre per avere un posto a sinistra, un posto a destra. Le questioni ci sono sempre state, però prima di arrivare al corpo di Cristo, rimaniamo al testo del Salmo 133. Quanto è buono, quanto è piacevole che i fratelli dimorino assieme nell'unità. Ma qui di quali fratelli si parla? E nel termine fratelli, così come quando noi leggiamo uomini, è il termine che include entrambi i sessi, quindi fratelli e sorelle, per dire quelli dello stesso sangue. Il primo vincolo di fratellanza è quello dell'appartenenza alla famiglia. I fratelli sono i figli e le figlie degli stessi genitori. Quindi in un nucleo familiare, com'è bello che i fratelli dimorano. Allora io già sto leggendo dei pensieri che si stanno levando nella sala. No, 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 pastore, predica sull'unità della Chiesa, parla dei fratelli spirituali, perché i fratelli carnali sono coltelli, come dice il detto, fratelli coltelli. No, io devo predicare la scrittura che parla dei fratelli. Innanzitutto, Caino e Abele.
le 12 tribù di Israele, allargando il discorso, ma dopo i fratelli, le sorelle. Come possiamo essere credenti se cerchiamo l'unità spirituale e non stiamo mai assieme con i fratelli carnali? Allora qualcuno potrebbe dire: ma non condividiamo la fede. Ma qui non si parla ancora di fede. La scrittura dice: quanto è buono, quanto è piacevole che i fratelli dimorino assieme nell'unità. Faccio un esempio. Spesso fratelli, familiari si ritrovano assieme in alcune circostanze. Una su tutta, quella piacevole, sono i matrimoni. Quella spiacevole sono i funerali. Vedete, la vostra esperienza conferma quello che i miei neuroni stanno partorendo questa mattina. Ci sono delle occasioni in cui si è assieme perché si ha il dovere, ma tante volte si ossequia il dovere, ma non c'è il piacere. Quando non c'è, che non c'è il piacere? Quando non c'è l'unità, quando si sta assieme perché la circostanza ci obbliga a stare assieme, perché abbiamo dei disaccordi ma non possiamo far vedere che non partecipiamo, che non ci siamo. È più comodo parlare dell'unità della Chiesa, che poi finisce il culto e ognuno torna ai fatti suoi. È più facile parlare dell'unità del corpo di Cristo, perché diciamo: ma io voglio essere uniti con i miei fratelli, è colpa loro. Se invece partiamo dalla nostra vita personale, ci accorgiamo che ognuno di noi ha delle spigolature, se preferite delle spine, degli angoli appuntiti, che quando stiamo insieme agli altri questi angoli pungono, però come i nostri pungono gli altri, quelli degli altri pungono noi. Ma la scrittura dice: quanto è buono. Prima è buono stare assieme, poi è anche piacevole nel riscoprire i vincoli, nel riscoprire i legami, nel riscoprire la propria identità, nel conoscere la provenienza, le origini, l'appartenenza a un ceppo familiare. Ci saranno anche i casi in cui uno si vergogna di appartenere ad una certa famiglia, ma tutti quanti noi sappiamo una cosa della vita, che possiamo fare tante scelte, ma non possiamo sceglierci i genitori. E non potendo sceglierci i genitori, non possiamo sceglierci neanche i fratelli, né tantomeno le sorelle. Però è diffuso un pensiero, un desiderio nascosto in molti, e quello: potevo nascere orfano. No, non potevi nascere orfano. Allora uno che dice: vabbè, non potevo nascere orfano, ma potevo nascere figlio unico. Non so se c'è qualche figlio unico, ma tutti figli unici però lamentano il fatto di essere rimasti figli unici, di essere cresciuti in una certa solitudine, anche se hanno il vantaggio che si prenderanno tutta l'eredità. Ma tante volte l'eredità è fatta di cartelle dell'Equitalia, che pesano sulla vita di uno solo. E il salmista scrive che questo stare assieme nell'unità è come l'olio prezioso. Non è un olio prezioso, è come l'olio prezioso che scendeva sul capo di Aronne. Viene paragonato all'unzione sacerdotale, a un qualcosa di sacro, di spirituale. I vincoli di sangue sono il primo posto in cui Dio vuole essere elevato.
Ricordate dopo l'omicidio di Abele le parole rivolte a Caino. I sangui, non il sangue, i sangui di tuo fratello gridano. Il legame che attraversa le generazioni, quando vengono rotti questi legami, quando si frantumano, viene meno il progetto di Dio. Se noi riusciamo a capire questo, comprendiamo anche il perché nei nostri ambiti ecclesiali per noi la famiglia è importante. Se noi vogliamo difendere la famiglia, se noi vogliamo che la famiglia sia tutelata, se crediamo che la famiglia è un progetto di Dio, ci dobbiamo anche adoperare a custodire la famiglia che Dio ci ha dato. Non la possiamo difendere solo come istituzione, combattere i matrimoni omosessuali, schierarci contro le adozioni a favore degli omosessuali e diciamo per noi la famiglia è un qualcosa di sacro. Dobbiamo passare dalle parole ai fatti. Dobbiamo testimoniare agli altri che noi difendiamo i vincoli della famiglia perché è buono, perché è piacevole, perché è come l'olio che scende sul capo di Aaron. È il luogo in cui si manifesta la presenza di Dio. Noi siamo di fronte a dei testi che si sono trasferiti nei secoli di padre in figlio, nei nuclei familiari. La prima chiesa, la prima assemblea è la famiglia. È lì che il padre raccontava e trasferiva la fede. È lì che deve esserci il primo culto al Signore. È lì che ci deve essere la prima celebrazione. Non possiamo disinnamorarci della nostra famiglia. Non possiamo andare contro i nostri vincoli e poi correre in chiesa e cercare una nuova famiglia. La famiglia spirituale deve essere la famiglia che raccoglie le nostre famiglie. Ciascuno di noi, prima di amare il suo fratello spirituale, la sua sorella spirituale, deve amare il suo fratello in carne, altrimenti facciamo la fine di Caino ed Abele. Cerchiamo un popolo e distruggiamo quello che Dio ci ha affidato. Forse potrà essere per qualcuno esagerato questo mio pensiero. Ma io credo che prima di salire alla montagna dobbiamo controllare la nostra tenda. Prima di salire al monte di Dio, la scrittura, il Vangelo invita, prima di andare al tempio a pregare, se hai qualcosa contro il tuo fratello e noi erroneamente partiamo subito a pensare al fratello della comunità, subito. Ma la parola fratello ha a che fare con l'ambiente famiglia, prima famiglia naturale, vincoli di sangue. Apriamo le nostre menti, apriamo il nostro cuore, facciamo attenzione che per difendere la Chiesa distruggiamo la famiglia. Ossia, curiamo più il rapporto con il fratello e poi abbiamo difficoltà a testimoniare l'Evangelo in casa nostra. Abbiamo difficoltà a manifestare la fede con quelli di casa nostra. Poi la cosa più brutta è quando questi vincoli sono in difficoltà, hanno delle crepe tra fratelli e sorelle che hanno in comune anche la fede nel Signore. Non è una meditazione a soggetto, so che nel nostro mezzo ci sono diversi casi di dissidi familiari, ma raccoglietelo come uno dei pensieri che vi dicevo che era dentro di me e ho scelto di condividere senza voler andare a colpire nessuno, ma per parlare a tutti quanti noi partendo da me stesso. L'unità familiare è come l'olio che scende sul capo di Aaron fino alle sue vesti. Quando noi lavoriamo per difendere ciò che Dio ci ha dato, poi uno potrebbe dire, va bene, ma quelli mi fanno del male, non accettano,
non mi comprendono. Noi adoperiamoci per il bene, perché poi la scrittura ci ricorda che se uno può fare il bene, non lo fa, ha peccato. A noi non interessa qual è il frutto che verrà fuori dal nostro seme. Ciò che dobbiamo fare è seminare il bene, adoperarci per la giustizia. Se abbiamo dei dissidi familiari, dobbiamo adoperarci per il perdono, per la riconciliazione, per l'amore, per dimenticare, per superare. Anche se a volte si finisce nei tribunali. Qualcuno dice, ma certe cose sono necessarie. Però poi certe cose diventano strumento di scandalo per quelli che ci conoscono come cristiani e immediatamente fanno questo. E poi il resto lo conoscete. Dopo quella l'olio che copre, scende sul capo, sulla barba e fino alle vesti, a dire copre tutta la nostra vita. Quando noi ci siamo adoperati, ci adoperiamo all'unità, dove unità non vuol dire andare d'accordo, unità vuol dire stare insieme, rispettandoci, riconoscendo che siamo l'uno parte dell'altro. Poi possiamo avere opinioni diverse, possiamo essere tifosi di squadre diverse, possiamo avere la tessera di un partito diverso, possiamo abitare in città diverse, possiamo vestire in modo diverso, ma questo non vuol dire che non siamo uniti. E si è uniti quando si è pronti a dare la vita per l'altro. È triste invece se uno della mia famiglia è nel bisogno e io, anziché di tirarlo su, ci passo su. Oppure, anziché di tirarlo fuori dalla fossa, prendo la pala e lo infango e lo copro. Questo non è né buono e né piacevole. Anzi, questo è cattivo ed è dispiacevole. È come la rugiada che scende sui monti di Sion. E poi c'è la benedizione. Io non sono uno di quelli che creda ai condizionamenti da parte di Dio. Ossia, tu fai una cosa e Dio ti risponde. Tu ti comporti bene e Dio ti ricambia. Però questo testo dice che là è la benedizione dell'Eterno. Là, non sul monte Ermon dove scende la rugiada, non sulla barba di Aaron. La benedizione è dove si dimora assieme nell'unità. Signore, che parola complicata e pesante mi hai dato stamattina per questi miei fratelli. Prego, diventa modo per approfondire la meditazione. Amen. Che bello, colgo l'occasione per far incidere che nella nostra Chiesa la predicazione non è a senso unico. Ci sono chiese in cui i credenti durante la predicazione vorrebbero interrompere e fare la domanda, così come è successo ora, e ci sono i pastori Gesù nella sua missione, nel suo essere uomo, conosce una difficoltà. Quando è nella casa e sta predicando l'Evangelo e qualcuno gli dice là fuori sta tua madre e i tuoi fratelli, la situazione era questa
si era realizzata l'idea nella famiglia di Gesù che Gesù fosse un fuori di sinno, e quindi erano andato a prenderlo, erano andato a portarlo a casa per difendere la famiglia di Gesù. L'atteggiamento di Maria e dei fratelli di Gesù era quello di difendere il nucleo familiare. E Gesù in quella circostanza, così come io vi accennavo prima, fa leva su una differenza. Gesù non rinnega i familiari, Gesù non rinnega la madre, anzi dalla croce dirà al suo amato discepolo Giovanni: questa è tua madre, per dire non me ne posso prendere cura io. Ed è la prova che Gesù non ha rinnegato la madre, non ha rinnegato la famiglia. In quella circostanza Gesù dice a tutti: la mia famiglia sono quelli che fanno la volontà del Padre mio, e ci fa sapere che nel suo nucleo familiare la sua predicazione non era condivisa da tutti quanti. Successivamente noi vediamo Maria far parte del gruppo dei discepoli. Noi leggiamo che Maria era nel gruppo dei 120 sull'alto solaio. Leggeremo di Giacomo, fratello di Gesù, ma degli altri fratelli e altre sorelle non ne sappiamo nulla. Ma nei nostri vincoli familiari, attenzione, perché è lì che parte la nostra testimonianza. Perché se non sappiamo essere cristiani in casa nostra, quello che facciamo fuori, nessuno me ne abbia, diventa ipocrisia. Ci vestiamo di un abito e facciamo il credente. Poi torniamo a casa e litighiamo, alziamo le mani, passiamo alle denunce, ci tiriamo la roba. Oppure io con te a casa tua non ci verrò neanche morto. Ma non lo puoi sapere, può darsi che il giorno del tuo funerale non c'è spazio a casa tua e qualcuno per dispetto ti aprirà, però allora sarai morto, non lo puoi sapere. Noi dobbiamo lasciare che l'olio scenda sulle nostre vite, e l'olio dell'unzione deve essere anche il balsamo che ci consente di perdonarci l'un con l'altro, di riconciliarci, di superare anche delle fratture che sembrano impossibili, quando ci sono di mezzo interessi economici, quando ci sono di mezzo proprietà, quando ci sono di mezzo anche degli screzi che hanno a che fare con la propria dignità, offese pubbliche. Gesù non solo si è preso una croce per noi sulle spalle, ma mentre saliva al Calvario è stato offeso, è stato ingiuriato, gli hanno sputato addosso, gli hanno tolto le sue vesti, gli hanno messo una corona di spine sul capo, lo hanno flagellato, lo hanno torturato, lo hanno martirizzato, e nonostante tutto questo trova la forza, non perché era Dio, nessuno venga a dire era Dio. Gesù uomo dichiara: Padre, perdona loro. Chiede al Padre di perdonarli perché lui li ha già perdonati. Perdona loro, e ci fa sapere a noi, perché non sanno quel che fanno. Se noi ragionassimo in questi termini, a volte i torti che abbiamo subito, che poi ci sentiamo sempre vittime, noi siamo sempre gli agnelli che vanno al macello, noi non prendiamo mai a morsi nessuno, noi siamo sempre le pecorelle mansuete che vengono tosate. Attenzione che qualcuna di queste pecorelle ogni tanto, altro che lupo. Ricordate quella pubblicità? La tigre che è in te. Wow. E viene fuori tutta la nostra natura umana. Però quando questo accade, poi la parola di Dio
si palesa davanti a noi, noi dobbiamo avere l'umiltà di dire sì, Signore, è così. Cioè, non possiamo negare l'evidenza. Però se tu ci dai questa parola, ci parli in questi termini, è perché tu vuoi che la tua benedizione sia sulla nostra vita, che la tua benedizione riposi sulla nostra casa, che la tua benedizione riposi sul tuo popolo. Ma è bello che stiamo assieme, lo diamo il Signore, ma ditemi un poco, dopo ognuno di voi, dove torna? Siamo onesti, dove si torna? Dove ci sono papà e mamma, dove c'è il fratello e la sorella, dove c'è il marito, c'è la moglie, dove ci sono i figli e i nipoti. Il pastore Remo faceva una differenza ai pastori, distinguendo cosa vuol dire essere umani dall'essere carnali. Tutti siamo umani. Siamo umani nelle nostre relazioni. Ma attenzione a non essere carnali. Perché quando siamo carnali non siamo spirituali. Allora noi vogliamo essere umani spirituali. E siamo spirituali quando lo Spirito di Dio ci aiuta a vivere secondo la volontà di Dio. Abbiamo davanti a noi il Monte Ermon, perché sanare certi rapporti familiari è peggio che scalare il Monte Sinai. Anzi, sarebbe più facile farsi una scalata su di una montagna che andare ad affrontare certe montagne. Ma noi siamo i figli di Dio. Noi dobbiamo portare il profumo di Cristo. Noi nelle nostre azioni dobbiamo portare l'olio dell'unzione di Aronne. Noi dobbiamo essere la rugiada. Che cos'è la rugiada? Quella acquetta che rinfresca i prati. Noi siamo chiamati a essere l'acquetta che rinfresca i cuori aridi. E come lo possiamo fare? Se manteniamo le distanze, se con i parenti che non ci hanno invitato alle loro nozze, se quelli non ci hanno mai calcolato, noi li abbandoniamo. Meglio che mi fermo qui. Lascio che lo Spirito faccia elaborare tutto il resto alla vita di ognuno di noi, perché la vita e la famiglia di ciascuno di noi è diversa dalla famiglia dell'altro. Però ciascuno di noi diventi come l'olio sul capo di Aaron, che ciascuno di noi sia come la rugiada che scende sul Sinai. Ciascuno di noi trovi il modo che io non so di manifestare l'unità, il buono e il piacevole di raggiungere quelli di casa propria. Gesù è venuto prima per quelli di casa sua e poi per tutti quanti noi. Noi portiamo l'Evangelo a tanti altri e tanti dei nostri parenti neanche sanno che siamo credenti evangelici. È normale. Allora, Signore, aiutaci. Spero che continuiate a volermi bene. Fatto sta che dopo io torno alla mia famiglia, quindi non vengo a mangiare, come dice il pastore Remo. Però ciascuno torni a casa sua e comincia da quelli di casa propria. Educhiamo i nostri figli all'amore reciproco. Correggiamo i nostri figli quando litigano tra di loro e si dicono io ti odio. Io non ti sopporto più. Prima di loro l'abbiamo fatto noi,
ma non conoscevamo l'amore di Dio. Oggi noi diamo l'esempio e li correggiamo, li educhiamo, perché il fratello, la sorella, sono i primi doni che abbiamo ricevuto da Dio, insieme al papà e alla mamma. Bravi, buoni o cattivi che siano, è la famiglia che Dio ci ha donato. E noi la dobbiamo stimare, noi la dobbiamo curare. Il decalogo dice onora tuo padre e tua madre. Poi la sintesi è ama il prossimo. Qual è il tuo prossimo? Qual è il prossimo più prossimo? Quelli che sono in casa nostra. Non pensate al cagnolino o al gattino. Perché a volte dedichiamo più cura e attenzione al cagnolino e al gattino. Anch'io c'ho un cagnolino, ma non lo posso portare in paradiso con me.